Dolce & Gabbana e Donna Fugata hanno trovato dei codici comuni per raccontare un'esperienza di vita che sia sempre più ampia nel territorio Sicilia, ma ancora più nel quello che è il mondo della tavola e della famiglia, cioè di quei valori che tengono insieme le persone, le culture, le tradizioni. L'amore per la Sicilia è sicuramente della nostra famiglia Rallo, così come della famiglia Dolce e ancor di più, sebbene non è siciliano, di Stefano Gabbana. Quindi questo sicuramente ci unisce e ci fa divertire tantissimo in questa nostra nuova esperienza, che poi è anche una vera esperienza di vita. E valorizzare il territorio, valorizzare la storia, l'arte e la cultura che unisce la popolazione siciliana, ma ancora di più mediterranea, e che rappresenta attraverso questa storia le radici della cultura del Made in Italy a 360 gradi. Quella Italia che è rappresentata da tanti percorsi che hanno dato quell'unicum che oggi rappresentiamo come Made in Italy nel mondo. La nostra è un'isola davvero bella che dobbiamo raccontare e raccontare meglio. Questo è quello che hanno fatto in Dolce & Gabbana negli ultimi anni e quello che noi vogliamo fare assieme a loro oggi e nei prossimi anni. Grande potenzialità inespressa che sicuramente, grazie anche al nostro piccolo contributo, potrà avere invece un futuro sicuramente migliore. Di partenza di questo stand nasce proprio alle radici della collaborazione, che è il calore, il sole della Sicilia, il piacere di vivere e di condividere i valori sani. Poi un progetto che era già nato nelle nostre menti, ma che non si era potuto realizzare perché purtroppo questo 54esimo Vinitaly è arrivato un po' in ritardo, ma questo ci ha fatto ancora di più raccogliere energie che sono esplose poi in questo stand, che è davvero il più bello che abbia mai visto e ovviamente fatto in Donna Fugata.